come diceva l'amico Colombo, questa ormai è la terza manifestazione. Abbiamo iniziato in sordina con tanta preoccupazione e poi invece questo percorso si è sempre alimentato e oggettivamente si è migliorato. Devo dire che al di là del rapporto professionale si è instaurato anche un rapporto personale molto valido con Michele, con Lorenzo De Salvo, con tutto lo staff che ha aiutato molto tutte queste attività. E quindi io ringrazio innanzitutto per la grande collaborazione, la disponibilità, ma soprattutto per la passione e l'interesse per il nostro sport che RCS in generale, sport, pubblicità, hanno verso l'attenzione verso il nostro movimento e verso la Lega Basket. Oggi ci troviamo qui a disputare, a goderci lo spettacolo della finale. Credo che sia stato un buon risultato, anche se certamente ognuno può dire si può fare di più, certamente possiamo fare di più, è meglio, però dopo la doppia esperienza di Torino siamo tornati dopo tantissimi anni a Milano, mi pare l'ultima manifestazione fu nel 96, se non vado errato, quindi diciamo era giusto anche veicolare in queste città. D'altronde l'obiettivo importante era portare nei grandi centri gli eventi e le manifestazioni della Lega, quindi questo discorso è stato approntato, l'abbiamo strutturato io penso al meglio. Ovviamente non possiamo intervenire sui risultati sportivi, come qualcuno magari in relazione ai calendari voleva fare, però insomma questi sono dati oggettivi che io valuto al di là in una doppia dimensione, al di là dell'aspetto sportivo io ho il dovere anche di valutare l'aspetto che abbiamo avuto come comunicazione, come diffusione e i dati che noi abbiamo in relazione al bacino degli interessati, degli eventi, dal fatto che comunque uscendo, voglio dire, da Sky, che comunque ringrazieremo sempre per quello che ha fatto per il nostro pallacanestro, però oggettivamente la televisione un po' in chiaro ha allargato molto i nostri confini, ha dato più spazio a tutti i nostri interessati, alla visibilità dei marchi e soprattutto questi eventi fatti con la grande collaborazione e i mezzi che ha messo a disposizione RCS hanno allargato di molto la sensibilità verso il nostro sport, verso i nostri sponsor. Non nascondo che una delle attività che ha permesso la chiusura anche della sponsorizzazione Beco è stata anche le attività fatte con gli eventi organizzati dalla RCS. Quindi questi sono aspetti estremamente importanti che hanno oggettivamente un valore diverso rispetto al risultato sportivo, ma che oggi noi abbiamo il dovere di valutare e verificare con attenzione e certamente con l'obiettivo poi di portare avanti questo discorso nei prossimi anni. Sfida vinta, soddisfatti? Allora, soddisfatti sì, sfida vinta no. Nel senso che soddisfatti certamente sì, per noi era un'avventura completamente nuova e quindi io e noi continueremo sempre a ringraziare Valentino e la Lega Basket per la fiducia che ci hanno dato. E per noi il basket era veramente un mondo nuovo, quindi abbiamo dovuto studiare tanto, imparare tanto e per cercare di organizzare degli eventi di alta qualità come abbiamo cercato di fare fin dal primo anno. Però adesso, dopo 2 anni di esperienza, ci sentiamo veramente parte di questo mondo. Grazie a questa collaborazione, poi è arrivata anche la collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, è arrivata la collaborazione con NBA, quindi oggi noi ci sentiamo veramente parte del mondo del basket e quindi per questo siamo stracontenti. Sfida vinta no, perché noi crediamo che il basket, per quello che rappresenta, per il numero di tesserati, di tifosi, per la storia e la tradizione che ha, non possa in uno dei suoi eventi più importanti, ma che poi alla fine se ci ragionate è veramente un evento cartina tornasole, no? Quello della Final Eight di questi giorni, dove abbiamo le 8 squadre più forti del campionato, una 4 giorni di basket in una grande città. Ci aspettavamo un po' di più dal mondo del basket come numeri complessivi, quindi vuol dire che c'è ancora tanto da lavorare se vogliamo
vincere questa sfida dobbiamo continuare a essere così ambiziosi, ma dobbiamo ancora lavorare tantissimo.